Allora, adesso, cari amici, volevo fare una riflessione finale, abbiamo il tempo a disposizione per farla, e cioè volevo un po' completare il discorso fatto ieri, nel quale vi ho spiegato che vi ho spiegato che quello che noi sappiamo del futuro, insomma, lo sappiamo soprattutto dalle rivelazioni che la Madonna ha fatto a Fatima e poi successivamente a Međugorje. Vorrei appunto dirvi che Fatima e Međugorje sono un blocco unico, e il fatto che la Madonna in questo mese di gennaio abbia detto, dopo tanti anni, l'aveva detto nel mese di agosto del 1991, l'ha ripetuto a gennaio del 2024, la Madonna ci ha detto che lei è venuta a realizzare ciò che è iniziato a Fatima. Quindi qui c'è un blocco molto ben preciso, un piano di salvezza di Maria che riguarda l'umanità intera e che riguarda la Chiesa. In questa straordinaria mariofonia, come viene chiamata oggi, mariofonia, cioè manifestazione di Maria, e c'è praticamente la storia del nostro tempo, ma profetizzata già nel 1917. Qui non vale il discorso che tanto la Chiesa non ha approvato Međugorje, sono discorsi campati per l'aria. Cosa deve fare ancora la Chiesa per approvare Međugorje? Cioè, voglio dire, le apparizioni non sono finite, non può approvare, non può dare il giudizio definitivo, deve aspettare. Ma non so, io anche ieri sono lì un cardinale, a Međugorje era mai andato, anzi mi sembra che fosse un po' contrario, adesso è andato, e il cardinale di Madrid, quello che c'era prima. Dunque, voglio dire, noi ci troviamo di fronte, diciamo, a una previsione del futuro, nelle profezie mariane, che è provvidenziale, e che a mio parere ci impedisce anche di fare errori di valutazione che potrebbero essere mortali. Adesso mi spiego un po' meglio. Ieri vi ho accennato a un articolo che ha scritto il professore Roberto De Mattei, che avevo pubblicato anche sul blog, il quale prende in esame il suo articolo, prende in esame diciamo dei discorsi del leader inglese Orban, che è, diciamo, un leader politico, ma è qualcosa di più che un leader politico, e vuole essere un ideologo. È un ideologo a servizio di Mosca, detto in parole povere, e quindi molto pericoloso, perché alla fin fine usa la religione, usa la spiritualità, alla fine a servizio dell'impero russo. E allora, questo, il pensiero di questo, che è un intellettuale, Orban, non è solo un politico, e a mio parere sta sviando molti cattolici, non solo sta sviando dei partiti politici come sono quelli che aderiscono al suo gruppo, non sto lì a enumerarli, li conoscete anche voi, parlo del Parlamento Europeo. Quindi rischia di sviare la politica internazionale, la politica, diciamo così, anche dei cattolici su strade sbagliate. E quali sono queste strade? Sono quelle che ha messo in evidenza il professor De Mattei in un articolo che vi riassumo in tre righe, guardi, ce l'ho qui intero, ve lo riassumo in tre righe perché così è molto chiaro. È intitolato questo articolo La rischiosa Ostpolitik di Viktor Orban, Ostpolitik di politica verso l'est di Vittorio Orban. Il riferimento di Orban, dice De Mattei, alla tradizione cristiana è certamente giusto, perché lui vuole essere cristiano, ma non è cattolico, è protestante, è calvinista, e questo è importante tenerlo presente, poi vi spiego perché. Ma come può
Un cristiano, dice De Mattei, sia pure calvinista come lui, pensare che il futuro del mondo appartenga all'Asia comunista, islamica, confuciana, induista e buddista e non a Gesù Cristo, re della storia, al quale tutto è possibile, anche una luminosa rinascita dell'Occidente, oggi immerso nel buio della confusione. Dunque, in parole povere, dal punto di vista proprio intellettuale, Orban è proprio colui che sta all'interno dell'Europa, quindi all'interno anche dei partiti europei, sta elaborando una visione che secondo lui è religiosa, ma a mio parere non lo è semplicemente politica e basta, che alla fin fine vorrebbe portare l'Europa o una parte di essa a sostenere l'asse Mosca-Pechino in chiave totalmente antioccidentale. Ora, giustamente De Mattei dice: come può uno pensare, un cristiano pensare, che il futuro del mondo sia nell'Asia comunista, cioè la Cina, islamica, e la Cina e la Russia è ancora comunista, cambiato le parole, ma la realtà è sempre la stessa, in più con l'uso della religione a servizio dello Stato, islamica, confuciana, induista e buddista, come può pensare che il futuro del mondo sia lì? Può darsi che lì sia un futuro di carattere progresso economico, sappiamo come le tigri asiatiche stiano andando forte, insomma, dal punto di vista economico, però insomma, cioè la religione è un'altra cosa, cioè lui proprio vuole orientare, cioè la sua opzione per Mosca e per Pechino, la sua opzione di Orban per Mosca e per Pechino, verso cui vuole spingere i partiti che sono nel suo gruppo e verso cui lui vorrebbe spingere i cristiani, è una opzione, diciamo, che è piena di divore verso l'Occidente, ritenuto, come spiegano sempre i russi tutti i giorni, che è marcio e quindi va, raso al suolo per quello che è, come diceva Dugin, come aveva fatto Roma con Cartagine, e va, come dire, riportato alla vera religione, che è quella ortodossa. Insomma, come può, dice De Mattei, come può uno pensare che il futuro del mondo sia in popoli che non conoscono il cristianesimo? E l'Africa, l'Asia ha il 3% di cristiani, insomma, comunque sia, non è che sono popoli che stanno, passiamo Mosca, Pechino, Teheran. Per Teheran teniamo tutti i popoli islamici. Secondo voi che atteggiamento hanno verso il cristianesimo? Cioè, l'atteggiamento verso il cristianesimo è un atteggiamento distruttivo, insomma. Cioè, il cattolicesimo è perseguitato in Russia, il cattolicesimo è perseguitato in Cina, il cattolicesimo è perseguitato in India, il cattolicesimo è perseguitato in tutti i territori dell'Islam. Quindi come può uno pensare che quello sia il futuro del mondo? È una sua idea sballata. E quello che volevo dire è che viene presentato Orban come un cristiano. Sì, sarà un cristiano, ma non è un cattolico. Lui non sa nulla della Madonna. Cosa vuol dire che sappia un calvinista della Madonna? E non sa nulla di Fatima, del segreto di Fatima, di quello che la Madonna ha detto nel 1917 sulla evoluzione anticristica della Russia. Che ne sa Orban? Non sa nulla. E quindi, che ne sa Orban, diciamo, di Medjugorje? Men che meno. Che ne sa Orban delle profezie? Non solo mariane, ma le altre profezie convergenti, ricche, di cui è ricca la Chiesa Cattolica, di questi ultimi due secoli. Allora, cari amici, quello che mi rattrista è vedere, come ha detto De Mattei, Roberto De Mattei, il professor De Mattei ha detto, che il mondo cattolico tradizionalista, che è comunque corposo e vasto, non è, non
non è piccolo, è molto ramificato. Lui diceva che il mondo cattolico tradizionalista è putiniano, cioè praticamente è impostato a seguito di Putin e di Orban. È impostato al seguito di Putin, Kirill e Orban, i quali sappiamo benissimo che ritengono la Chiesa Cattolica come una Chiesa eretica, diciamo così, capitolo 17 dell'Apocalisse, la grande prostituta. Loro stessi, i russi, la Chiesa Ortodossa, si è staccata dall'ortodossia mondiale, perché ha accusato l'ortodossia mondiale di essere eretica. Quindi per loro l'ortodossia mondiale è eretica, il protestantesimo è eretico, la Chiesa Cattolica ancor peggio, perché è eretica e dissoluta, eccetera, eccetera, per cui loro sarebbero la salvezza del mondo, loro sarebbero il futuro del mondo. Ora io mi chiedo, come può un cattolico che ha la ricchezza, diciamo così, della dottrina, ma anche e soprattutto la ricchezza delle rivelazioni mariane, come può un cattolico sostenere un pensiero del genere, un orientamento del genere? È impossibile. Cioè, lo si può fare solo o perché si ha credine verso l'Occidente o verso la Chiesa Cattolica, quindi è una credine che acceca, oppure lo si può fare per ignoranza, ma qui non credo che ci sia l'ignoranza, perché sono anche fior di intellettuali che scrivono e che profagano queste idee, come no, e ti dicono pure, ti racconta pure la storiella che la Russia si è convertita. Allora questa cosa qui, cioè che ci sia come un gruppo di pecore, di pecoroni, che tutti quelli che comunque giustamente affermano la propria identità cattolica, la propria tradizione cattolica e tutto quello che è la ricchezza della tradizione. Io sono fra quelli che amano tutta la storia e tutta la tradizione che c'è a tutti i livelli, liturgico, culturale, artistico, eccetera. Come può uno rinnegare tutto ciò che è fiorito in Occidente e in questi due millenni? Come può uno rinnegare la sede di Pietro, che comunque è fino a prova contraria il Papa è a Roma, per andare dietro a queste chimere sataniche? Sono chimere, chimere ingannevoli che Satana manda in giro. Cioè seguire i politici sono la peggior specie di leader, perché fa sempre i loro comodi. Poi sono anche dei sanguinari, prendiamo per esempio Putin, è un macellaio di professione che ha sterminato città e sta sterminando città e che minaccia bombe atomiche. Orban sì, è cristiano, è religioso, ma lui cosa sa della Chiesa Cattolica? Lui cosa sa delle profezie mariane? Io mi meraviglio che i partiti che lo seguono, come quello francese o altri, e sono almeno tre o quattro che lo seguono e sono formati da un letterato cattolico e non si accorgono di questo inganno. Allora, detto questo, io sono assolutamente d'accordo con De Mattei che questo asse che si contrappone al cristianesimo e al cattolicesimo, cioè l'asse che vi ho detto, cioè l'asse sovietico ortodosso con Mosca, l'asse, diciamo così, asiatico, Pechino, e se vogliamo Teheran, poi lasciamo perdere l'India che non si sa bene cosa vuole. Allora, come si può pensare che quell'asse lì prevalga nella storia? Quell'asse lì non prevale nella storia, cioè non è quella la via di Dio. Ma perché non è quella la via di Dio? Perché la via di Dio è quella che ha portato Pietro e Paolo a Roma. Roma è la capitale del cattolicesimo, la Chiesa Cattolica è la Chiesa di Cristo, è l'unica Chiesa di Cristo, le altre lo sono in parte, secondo un quid, come si dice, e quindi la Chiesa Cattolica, diciamo così, è la Chiesa di Cristo ed è la Chiesa della Vergine Maria. La Vergine Maria è qui, da Fatima a Međugorje, in questo lasso di tempo, in un piano meraviglioso,
col quale cercherà di salvare il mondo dalla catastrofe che le potenze del male stanno progettando. Perché la catastrofe è di chi minaccia le bombe atomiche, non è la Cina che le minaccia, ma è la Russia che le minaccia comunque. Come si può pensare che sia da quella parte il futuro? Da quella parte non c'è nessun futuro. Da quella parte ci sarà, per grazia di Dio, dopo che avranno avuto i denti rotti, per così dire, ci sarà la conversione. Quello sì, cari amici, ma il futuro è la conversione dell'Occidente. Il futuro, come è quello a cui ha messo mano la Madonna è qui da così tanto tempo per la conversione dell'Occidente prima di tutto. È vero che i suoi messaggi arrivano a tutti, ma le conversioni, le minoranze cristiane crescono in Occidente. Quindi il futuro del mondo non sarà Mosca la terza Roma che sarà il centro del mondo, e sarà neanche Pechino, anche se loro sognano di esserlo, tantomeno sarà l'India. Allora, cari amici, quale sarà la prospettiva futura del mondo? La prospettiva futura è quella della logica, cioè alla fine che cosa ci sarà? Alla fine ci sarà il trionfo del cuore immacolato di Maria, chiaro? Questo è quello che la Madonna ci ha rivelato a Fatima e che ha ripetuto mille volte in questi anni a Međugorje, il trionfo del suo cuore immacolato. Alla fine sarà il trionfo del cuore immacolato di Maria. Il trionfo del cuore immacolato di Maria è il trionfo della Chiesa Cattolica, né più né meno. La Chiesa Cattolica, dove ha le sue radici? La Chiesa Cattolica ha le sue radici a Roma. Quindi il futuro del mondo sarà ancora cattolico e romanocentrico. Quindi inutile stare, sarà cattolico e romanocentrico, perché gli apostoli, Pietro e Paolo, che sono le colonne della Chiesa, sono sepolti a Roma, perché il vescovo di Roma è successore di Pietro. Quindi queste divagazioni sono fuorvianti, sono inaccettabili, sono pericolose. Divagazioni, questi rincorsi dietro a personaggi che non hanno non so quali credenziali possono avere di credibilità, personaggi che hanno nessuna garanzia di credibilità. In questo caso mi riferisco a Putin, a Kirill e tutta quella gente che li sostiene, ma anche a Orban stesso, che immagina il futuro del mondo dove? Ma lui ovviamente intende anche quello religioso. Non c'è un futuro del mondo religioso, non so, a Pechino o non so in quale città dell'Asia. No, il futuro del mondo, al massimo, l'unica alternativa che ci potrebbe essere a Roma, ma quello lo sa Dio, è Gerusalemme. Ma adesso Gerusalemme, ma con quei pochi cristiani che ci sono a Gerusalemme, ben difficilmente lo sarà. Vedremo dopo i segreti cosa succederà. Ma l'unica città che potrebbe fare, come dire, potrebbe avanzare credenziali, essere il centro spirituale del mondo, è Gerusalemme, perché Cristo è morto a Gerusalemme, ovviamente, perché comunque sappiamo che i luoghi santi dove è nata la Chiesa Cattolica è proprio la Palestina. Tuttavia si potrebbe pensare una cosa del genere, come l'ha pensata l'autore del libro Il perdono del mondo, Robert Benson, che l'ultimo papa era nascosto a Nazareth quando è stato bombardato. Allora, cari amici, andando alla conclusione di questo discorso, quello che volevo dire è che non c'è, lo dico ai cattolici e quelli italiani, siete sulla strada sbagliata, i cattolici italiani tradizionalisti che seguono il putinismo e l'urbanismo, assolutamente fuori strada. Il centro del cattolicismo è Roma, adesso il centro del cattolicismo sarà Roma al termine dei segreti. Non c'è nessuna possibilità che cambi questa cosa. Non solo, ma quando la Russia si convertirà, non sappiamo se si convertirà la Cina, ma la Russia si convertirà, diventerà cattolica. I russi verranno in pellegrinaggio a Roma.
Non saremo noi cattolici che vanno in pellegrinaggio a Mosca, no, saranno i russi che vengono in pellegrinaggio a Roma. Quindi quello è il piano di Maria, a mio parere, e cioè alla fine, cari amici, che la sede di Pietro, con a capo il Papa, conserverà la sua centralità nel mondo. La sua centralità religiosa nel mondo la conserverà la Chiesa di Roma, e cioè la Chiesa con a capo il Papa. Perciò tutte queste forme, come dire, di attacco al Papa, di attacco diciamo alla Chiesa Cattolica, questi ammiccamenti alla Russia che invade l'Ucraina, questi ammiccamenti a Kiel che invece conserva la tradizione cristiana. Figuratevi in che mani siete andati a finire. In che mani siete andati a finire. Poveri voi. Dunque, quello che volevo dirvi, cari amici, oggi, è cioè che la Madonna ci ha detto chiaro quale sarà il ruolo di Roma al termine dei segreti, perché se lei ha detto che alla fine trionfa il suo cuore immacolato, lei è la madre della Chiesa, è madre della Chiesa Cattolica, la sede della Chiesa Cattolica, fino a prova contraria, è quella di Roma, perché lì sono sepolti gli apostoli Pietro e Paolo. Questa è la giusta impostazione, questa è la via da seguire, carissimi. Quindi stiamo fermi su questi capisaldi e queste visioni e cerchiamo di non farci trascinare. E ci sono anche quelli di Međugorje, non quelli di Međugorje che abitano a Međugorje, ma quelli che vanno a Međugorje. Ce ne sono di questi, come dire, che hanno pensieri che sono totalmente lontani dai progetti della Madonna. Sono forme, come dire, non so come chiamarle, comunque sono forme deteriori di religione. Perché quando si critica sistematicamente la Chiesa, il Papa, dove volete andare a finire?